Divertente siparietto a Mattino 5 dove Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Paone sembrano pronti a tornare sull'isola dei famosi per via dello schiavetto John Vitale. L'Isola dei Famosi 2019 ha ufficialmente preso il via ieri sera e oggi a Mattino 5 non si è potuto fare a meno di parlare di quello che è successo ieri. Tra liti, nudità e scontri, sicuramente questa nuova edizione è partita alla grande con buona pace di Alessia Marcuzzi, agguerritissima, e dei vertici Mediaset. Tra le novità della serata una in particolare ha attirato l'attenzione degli opinionisti di Federica Panicucci e, in particolare, di Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Paone. Proprio la prima ha tirato fuori il nome di uno degli schiavetti che serviranno i pirati in questa prima settimana ovvero uno dei quattro che arriva da Saranno Isolani e il cui destino è ancora appeso ad un filo. Stiamo parlando del bel John Vitale che ha saputo attirare l'attenzione del pubblico femminile e che Vladimir Luxuria ha riconosciuto subito come concorrente di un altro reality a cui ha preso parte completamente nudo. Lo spogliarellista che ha fatto impazzire tutti. Lo spogliarellista ha all'attivo la partecipazione a The Lady di Lori del Santo e, appunto, il reality L'Isola di Adamo ed Eva a cui ha preso parte completamente nudo. Luxuria ha riferito a Mattino 5 di aver avuto modo di vederlo spesso come mamma l'ha fatto e non dico altro lasciando intendere che le sue doti non siano solo quelle che abbiamo visto ieri sera. Alla notizia anche Alessandro Cecchi Paone si è detto pronto a scoprire il potenziale naufrago tanto da dirsi pronto a tornare in Honduras per uno schiavetto così facendo appello alla produzione. Che i due opinionisti adesso diventino le polene che vedremo sbarcare nel reality nei prossimi giorni. Speriamo solo che i due possano arrivare prima che il destino di John Vitale sia segnato per sempre e debba tornare a casa. Anche in quel caso, comunque, siamo sicuri che qualche conduttrice di Canale 5 lo ripescherà per la gioia dei due opinionisti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.